anche lui al debutto politico, sia pure dopo. Credevo anche io una velina, però era un po'. Però ha avuto una parentesi precedente, no? Alle pre-primarie del Partito Democratico nella squadra di Enrico Letta. Anche lei è un volto televisivo perché partecipa a Tatami su Rai 3. Mi dica cosa ne pensa di questa polemica delle veline. Quanto la televisione ormai ha sostituito le scuole di partito nella selezione della classe dirigente? Ma credo che ci sia un discrimine molto sottile in realtà tra politica e comunicazione ormai, quindi tutta questa indignazione mi sembra un po' posticcia, nel senso che la politica pesca a piene mani dalla comunicazione da anni e ho trovato molto più grave in passato che alcuni giornalisti abbiano fatto salti e controsalti da uno schieramento all'altro, si siano candidati o abbiano scelto una carriera politica. Io non ci trovo nulla di particolarmente grave né nulla di particolarmente intelligente. Trovo che ascoltare sia molto più utile e in questo caso, per esempio, sentendo la Piredda mi è servito abbastanza. Mi sembra una di queste candidature involontarie, non volevo, non sapevo dove ero e non so perché mi sia successo. Però ecco, in questo caso mi preoccupa un po' di più che alcuni volti televisivi o semi vengano candidati. In altri ci sono anche delle cose da dire. Vorrei replicare. Sì, un attimo, replica. Volevo sottolineare però anche il suo passaggio, no? Dal PD a Sinistra e Libertà, cos'è, delusione per il Partito Democratico? È una delusione che lei si auspica anche per altri elettori, visto che per voi superare la soglia del 4% non è così facile? Ci sono due posizioni, una è quella del vecchio Staino che dice una cosa che io condivido abbastanza, per aiutare il PD bisogna starne fuori in questo momento, perché... credo che sia una somma un po' strana con un risultato stranissimo in questo momento e credo che la storia del PD, io l'ho seguita con passione ma in senso quasi religioso, con una sofferenza spaventosa. Ecco, da fuori mi sembra molto più semplice. Sinistra e Libertà credo che abbia quelle due o tre idee un po' più chiare, soprattutto sull'Europa, che mi interessano un po' di più e per cui la mia è una candidatura di testimonianza in questo senso. Replica sì, velocissima vorrei replicare della Piretta. Perché non è che io sono qui, non so dove sono, perché sono venuta, cioè io voglio precisare. Sembrava. Come? Sembrava un po' da tutta la serie di strane giustificazioni. No, evidentemente è probabile che io mi sia spiegata male, però quello che io volevo dire è che non ho scelto un discorso televisivo, ho preferito portare avanti quelle che erano le mie proteste, i miei ideali, mi hanno proposto questa candidatura perché a me è stato chiesto, non è che questa candidatura arriva perché lei ha necessità di avere una visibilità, no, questa candidatura non l'ho proposta io, mi è stata chiesta, ne sono inorgoglita, ho scelto di candidarmi con il Partito d'Italia dei Valori perché è stato, e lo ripeto, a parte perché condivido quelle che sono le scelte e le proposte di questo partito e poi ripeto e sottoscrivo che durante la protesta all'Italia tutti gli altri partiti sono stati silenti, nessuno si è fatto sentire, nessuno ha deciso di darci voce, tantomeno di dare appoggio, è stato dato appoggio solamente agli imprenditori. Punto e stop. E quindi la mia posizione è molto netta e sono qui per portare avanti un discorso in difesa dei lavoratori e soprattutto di tutti quei precari che con la trattativa all'Italia ad oggi sono a casa, sono quasi 3.000 persone, sono senza ammortizzatori sociali di cui nessuno parla. E questo ha chiarissimo. Allora, Iacoboni. Questo ha qualcosa a che vedere con le elezioni europee, perché se lei ascoltasse attentamente quello che ho appena detto, avesse ascoltato attentamente quello che ho appena detto, io ho detto che la mia intenzione è di portare in Europa il problema lavorativo che imperversa in Italia. Il problema lavorativo che chiaro, da là, perché non c'è nessun qua. Voglio sentire Iacoboni, che del lavoro va benissimo in Italia. Fermatevi. No.